Vabbè, la stregoneria, l'arte di affrontare la vita, non gliene fotte nessuno. 049 700 700 e 049 700 838. L'importante è aver bestiame da allevare. Pronto? Ciao. Ciao, 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 ciao. Bene? Ho sentito un fervorà, giustamente, anche perché, per non dire anche adesso te che hai dato un dato esterno, esteriore, quello che si legge sui giornali, notizie, insomma, per non dire quello che succede dentro i muri domestici, cioè dentro le case, i fiui che non parla, come ti ho detto prima, no? Che non sei esterna, che quei famiglie, quei genitori, con, naturalmente che crea una tensione, che non crea valvo e desfogo, neanche non crea un contatto, neanche diciamo del dialogo, non crea niente, più naturalmente. E dopo cosa succede? Succede che se si trova in 7-8 e se combina un mobbing di paese, come è successo a Beun. Sentivi con 74.000 donne violentate l'anno scorso. Adesso qua, se io dico guarda qua, 74, no, 14 milioni. Sì, in tutta Italia, ma solo l'anno scorso? Hanno calcolato che sono 74.000. Cioè praticamente si riesce ad avere relazioni con l'altro solo mediante la violenza. Cioè se sono a fare testa. E questa è la normalità, vedo, capito? E bisogna combattere per questo, per la normalità. Questa sarebbe la normalità. È folle. Veramente. Il resto, Pax, dico Pax, non c'entra niente, no. Qui c'è anormale, che c'è anormalità, non c'entra niente. È una roba da fuori di testa. In Italia 14 milioni di donne vittime di violenza, e guarda sul gazzettino che c'è i risultati. Niente, dopo l'esito, dopo qua un altro tira fuori che il vescovo Mattiazzo troppi fa falsi maestri. Indica praticamente i fuori violenti, si parla della CGIL, no? I violenti della CGIL, si parla di questo. Era anche lui che mette a pesce e dice fuori falsi maestri, troppi falsi maestri. Se i maestri sarebbero qui. Ma io ho messo un pezzo in rete su Fiom, Brigate Rosse, situazione sociale. Sì. E se qualcuno vuole leggerlo, anche perché ho preso la mia esperienza di fabbrica, cioè nel senso. No, mi veramente la Fiom in fabbrica ha tentato in tutti i modi di farmi il mazzo. Cioè, io veramente ho visto i criminali della Fiom. Dopodiché, quel comportamento criminale della Fiom fatto a me solo, capito? Se ti pensi che quella violenza, basta che uno dica invece fare violenza al più debole, cioè all'interinale, decide fare violenza al capo, sì, allora a quel punto diventa politica, capisco? Però c'è di fatto che la Fiom pratica la violenza nei confronti delle persone più deboli, quelle che non si adegua, e questo è un dato di fatto, insomma, questo è criminale. Sì, soltanto non ti puoi adeguare, no? Cioè, non puoi accettare o obbedire, come non ti fai col prete, non ti fai neanche gli altri, insomma. Dopo qua che c'è un tentativo pacchiano di collimare, diciamo, qua che c'è l'articolo sulla terza pagina del Corriere, nel cosmo e nella coscienza dell'uomo il segno di un progetto divino, religione e darwinismo. Interviene Monsignor Facchini, paleontologo dell'Ateneo di Bologna, e tenta di fare coincidere, cioè collimare il darwinismo con la religione. Ma che c'è questi tentativi folli? Sì, cioè loro, a loro quello che interessa è strappare alla materia la coscienza e l'intelligenza. Praticamente vuoi diventare di Giordani Bruni, Copernico, cioè capisci, tu vuoi strappare un po', è un po' troppo tardi, sì. È un po' troppo tardi. E dopo i gesuiti benedicono il rock. Ah, ecco. La musica di Springsteen e CO parla all'anima. Vabbè. Ecco, fin ieri ha demonizzato, vabbè, sai, in una situazione del genere tutto fa brodo. Sì, appunto, sai, sì, chimica, sì. Non so. Va bene. Va bene, dai, Ivano. Ciao, buona giornata. Ciao. E siamo a queste condizioni. Pronto? Tu ce l'hai un figlio? Certo.
Ecco, hai cominciato a raccontarmi che sei un certo. Bambino che hai rifiutato il cristianesimo. Certo, ed è anche diventato anche un genio. Bene. Sì, caro. Io sono anche vecchio, sai. Alimento. Sì, caro. Perché uno che rifiuta il cristianesimo è solo un fallito. No, è il cristianesimo che delinquenti. È il cristianesimo con una reazione di delinquenti. Pronto? Adriano. Ciao Adriano. Il problema è sempre che finché non andrà via dalla vita sociale all'interno della nostra società questa impronta religiosa, monoteista, secondo me non se ne va a nessuna parte. Ma non se ne va, no, anche perché ci vogliono generazioni e generazioni. Purtroppo c'è questa impronta continua da parte delle alte cariche, diciamo, ecclesiali, chiamiamole così, Ruini and Company, e che non si capisce come faccia uno Stato democratico ad accettare che queste figure continuino a imperversare nei media tutti i giorni, nei quotidiani, prime pagine dei quotidiani e anche all'interno anche dei notiziari, insomma, certo, dei media in generale, e che continuino a fare politica in maniera così plateale. A parte fare politica, il problema è che fanno sociologia, no? Hanno il serbatoio di voti, dicono di avere, in realtà non ce l'hanno. Sì, però. Ma a questo punto, cioè, noi siamo veramente, cioè, quattro conigli in questo paesetto, cioè, perché ci arrendiamo di fronte al loro potere, alla loro esemplaria. Ti dirò che chi si suicida non è uno che si arrende, eh? No, uno, certo, chi si suicida non sa, esatto, però, e questo è il problema. Il problema è che sono le istituzioni che si sono arrese, che hanno venduto quello che è la Costituzione della Repubblica, capisci? Sono impregnati all'interno delle istituzioni, sono ovunque. Sì. Cioè, purtroppo rendiamoci conto che qualunque forza politica, quasi, tranne forse qualcuna, cioè, questi sono dappertutto. Sì, ma manca anche l'intelligenza complessiva, capisci? Cioè, anche in forze politiche che puoi dire potrebbero rappresentare, no, alcuni, sì, aspetti del mio ideale, in realtà anche le persone di quelle forze politiche hanno sempre una visione cattolica, nel senso che non sanno distinguere ciò che è importante da ciò che è meno importante. Sì. Cioè, qualche cucchiaino di merda qualche volta bisogna anche saperlo mangiare, sì, e se non sai mangiare i cucchiaini di merda non sai neanche costruire il futuro, certo, e questo, Claudio, purtroppo è... Però indubbiamente sarai d'accordo con me che ci sono forze politiche che appoggiano in pieno questi ideali e che si riconoscono, sì, sì, nei dettagli della Chiesa, ed altre che chiaramente hanno un ideale, sì, molto lontano. Esistono anche dei cattolici che sono laici, insomma. A questo punto io voglio dirti che mi arrendo di fronte al fatto che qui in questa società la maggior parte delle persone danno il consenso a questi che supportano i vari Ruini di, certo, turno. Okay. Per cui questa è la realtà, ragazzi, certo, dobbiamo rimboccarci le mani e essere consapevoli che questa è la realtà attualmente. Bene, Adriano, ci arrendiamo davanti alle preponderanti forze nemiche. Ciao. Ciao. Le preponderanti forze nemiche. Pronto? Ciao. Velocissimo, grazie. Grazie. Siccome che l'odio e la vendita del tipico della Chiesa Cattolica, allora mi vuole che non abbia né odio e vendita, cioè mica odio solo a Giacobbe che le parole della roba degli altri sconfina, danneggia. Ok, dai. Abbiamo vendita, o per chi indebolisce, no? Allora dico, mi ha capito, il discorso è che io che chi che c'è la Chiesa che lavoro e i pagani non mi hanno. Ciao, 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 ciao. Aspetta, pronto? Sì? Volevo collegarmi con la trasmissione, volevo fare un intervento su quello che sto sentendo adesso. Dimmi. Allora, si è parlato di processo educativo sfalsato che porta queste persone, questi ragazzi a suicidarsi. Diciamo atteggiamento sociale, sì, più che processo educativo. Sì, e questo, diciamo, dura da 2000 anni, perché questo è frutto di uno sfalsamento di un signore che è venuto giù. È sedimentato, sì, da un sacco di tempo, sì. No, è stato completamente sfalsato
la parola di questo illuminato che diceva: ragazzi, dobbiamo imparare a disobbedire. Lui a 12 anni disobbedisce ai suoi genitori, scappa via, per 3 giorni sparisce. Questa roba è stata condannata a rogo, ti ricordo. Cioè, no, è scritto nel Vangelo. No. Questa roba, questo è un Vangelo gnostico. Questa roba è stata condannata a rogo. Quello che tu citi sono i Vangeli dei bambini. È un Vangelo di Tommaso, il Vangelo dei bambini, non c'erano i Vangeli ufficiali. Sono i Vangeli, altri Vangeli apocrifi che furono bruciati. Ma apocrifa vuol dire che è stato tirato fuori? Sì, ma quando la Chiesa Cattolica ha bruciato un Vangelo, no? Ne ha condannato quelli che sono i principi. Quando ne ha condannato i principi, ha sedimentato una società civile e altri principi. Dopodiché tutto possiamo giocarcela, no? Cioè, io per esempio ho analizzato il Vangelo di Tommaso Didi, no? È un Vangelo di stagonaria, è adonista, è Adone in pratica che parla, che viene usato anche dai Vangeli ufficiali, proprio per, cioè, tutti quelli che sono i principi che potrebbero essere usati nei Vangeli ufficiali, sono tutti quanti nel Vangelo di Tommaso Didimo, però hanno una valenza diversa, cioè anziché sottomettere, liberano l'uomo, e sono completamente diversi, però è stragoneria, capisci? Cioè, no, non è stragoneria, perché se tu prendi la Bibbia del CEI, della conferenza che italiana, sì. Sono scritte più o meno le stesse cose, velatamente, ma sono scritte. No, certo, si fa più fatica e il problema è la direzione. Cioè, se tu hai i muscoli puoi usarli per costruire una società sana, oppure per picchiare le persone e sottometterle. Quando la direzione dei tuoi muscoli viene data per sottomettere le persone, capisci? È questo che è negativo. Non tanto sviluppare i muscoli, è giusto sviluppare i muscoli, ma è la direzione che, infatti nei Vangeli ufficiali è questa, è la direzione che cambia, rispetto per esempio a Tommaso Didimo o altri Vangeli. Ok, devo chiudere la trasmissione. Allora, velocissimo, mezzo minuto solo, dai. Com'è? È in mezzo minuto solo. Allora, il concetto è questo: questi ragazzi disperati, perché il suicidio è un'espressione di disperazione, cioè non sono in grado di disobbedire o di ribellarsi a questa coercizione di tipo familiare, di tipo religioso, di tipo sociale, chiamala come vuoi. E questo atto di disperazione dice: io non ho le forze e le energie per far emergere la mia autorità. Ok. Questo padre grande. Devo chiudere immediatamente. Come? Devo chiudere immediatamente. Ti aspetto alle 19:20, sono ancora in radio comunque. Va bene. Ciao. Ciao a tutti, devo chiudere qui la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento alle ore 19. Ciao. Ho fatto tardissimo, Ho fatto molto tardi.